Allora, mi hanno messo in mano questo facsimile da 80 euro. Io invece vi voglio parlare di un'altra cosa. Vi voglio parlare del fatto, io sono Massimo Baroni della Commissione Affari Sociali, sono stato sospeso insieme ai miei colleghi perché abbiamo osato mettere in discussione il fatto che non volevamo che le banche potessero dare 300 milioni oggi per avere assicurati dallo Stato 1.900 milioni tra 3 anni, perché il giochino era questo, come ha spiegato bene, mettono una piccola cosa buona, poi mettono un grande porco dietro, per cui c'è questo dito che copre il maiale, e ti dicono, ma non vedi che abbiamo messo un dito buono, perché non ce la votate? Noi, scusate, bisogna approfondire un attimo la cosa, perché qui c'è qualcuno che ha problemi che è cieco, cioè non ci potete prendere per il sedere in questo modo, e però insomma il gioco è sempre quello. E a proposito di gioco, il problema, uno dei problemi che ci stiamo interessando in questo momento, a fronte delle imprese italiane che in questo momento sono devastate, delle grandi imprese, noi abbiamo la terza impresa italiana che è il settore del gioco d'azzardo. Quello che vorremmo fare noi, innanzitutto capire una cosa, come mai il governo si tiene la prerogativa di deflazionare una multa, vi ricordate la multa dei famosi 98 miliardi? Per legge si tiene questa prerogativa che può deflazionare all'infinito questa multa, per cui l'ha deflazionata una prima volta 2,5 miliardi tramite un semplice decreto, poi l'ha deflazionata una seconda volta 600 milioni di euro. Adesso noi siamo talmente arrabbiati che veramente non ce la facciamo più. Vogliamo delle risposte. Per quale ragione questi lobbisti vengono continuamente tutelati dalla classe politica? Noi vorremmo saperlo. Vorremmo saperlo come mai in un anno vengono raccolti 85 miliardi di euro e le tasse che ne rimangono sono il 10%. Vorremmo sapere di questi 88 miliardi come mai 40 miliardi, che sono le VLT, le slot 2.0, vengono tassati, di 40 miliardi vengono tassate al 5%. Quando noi siamo completamente devastati dalle tasse, vorremmo sapere del gioco d'azzardo online, il casino online, il poker online, che in una crescita esponenziale nel 2012 ha raccolto 14 miliardi di euro. Il governo dichiara che è tassato al 20% e noi abbiamo dati inequivocabili, che quello che è rimasto allo Stato è lo 0,6%. E allora siamo piuttosto arrabbiati, stiamo facendo la nostra proposta di legge di comune accordo con Endrizzi al Senato e con me e Mantero alla Camera, che la stessa proposta la metteremo sul sistema operativo perché vogliamo regolare questo settore con la fiscalità, vogliamo che la prevenzione su questa malattia che vede 1 milione, cioè un italiano su 60 malato di questa malattia perché non ci sono opportunità, per cui i poveri imprenditori che sono rimasti con qualche soldo, dopo che ne sono stati asciugati 115 miliardi di euro negli ultimi 15 anni, i risparmi degli italiani sono stati asciugati di 115 miliardi di euro, non ci sono più. Non ci sono più perché vengono fatte delle politiche miopi, colluse con queste lobby e lasciate che ve lo dico, noi abbiamo i mafiosi, noi abbiamo le teste di ponte della mafia direttamente in Parlamento, abbiamo i portaborse direttamente in Parlamento e quindi signori, io vi dico dovete starci vicino perché molti di noi stanno rischiando grosso. È vero, ci dovete continuare a controllare gli scontrini, ci dovete continuare a controllare i nostri conti, ma controllateci anche perché queste lobby, alcuni di noi ci stanno controllando molto da vicino, perché stiamo scoprendo queste serie di maiali che insomma ormai non riusciamo cioè, a contarli. E riuscire a farne denuncia ogni giorno. Noi sappiamo che siamo controllati dai servizi segreti deviati, insomma, da lobbisti che hanno una marea di soldi per pagare qualsiasi cosa, perché noi diamo molto fastidio là dentro. Quindi vi prego di aiutarci col sistema operativo. Vi prego. Aiutiamo chi è rimasto indietro, che magari soffre di questa patologia.
e cerchiamo di stare uniti. Io non vedo, non riesco a vedere una mattonella libera perché ci sono solo persone, solo teste in questo momento che vogliono capire come mai dobbiamo mandare a casa questa classe politica collusa PD, PDL, PD-L che ci hanno messo in mutande negli ultimi 15 anni e sono sempre gli stessi. Io non ce la faccio più, ma voi?